Buonasera, siamo qui con mister Massimo Mariotti, ritornato a Grosseto dopo 4 stagioni. Una grande prestazione da parte vostra qui al Palapanzini. Abbiamo visto grandi giocatori, Saavedra su tutti. No, ma credo che la partita sia stata coinvolgente, perché comunque alla fine anche Giovinazzo ha dei giocatori di un certo livello, ha un grande portiere. Credo che specialmente nella prima parte noi quello che abbiamo creato abbiamo concretizzato meno, è stato bravo Giovinazzo invece a concretizzare le situazioni che gli si sono create, e la partita si era incanalata 2-0 in maniera abbastanza difficile per noi. Io al time out ho cercato di tranquillizzare la squadra, gli ho detto che prima o dopo avevamo preso mi sembra 3 traverse, bisognava avere l'episodio giusto per rientrare in partita, e una volta fatto il 2-1 con Saavedra credo che alla fine il pareggio sia stato un risultato giusto, anche in virtù, insomma, Giovinazzo è una squadra di livello, c'era un bell'ambiente, qua è sempre difficile giocare, questo l'avevo detto ai giocatori. Ho qualche dubbio sulle due chiamate, sulle due espulsioni di Gabiddu e Stefano Paghi, però fa parte del gioco. E poi siamo stati bravissimi una volta pareggiato con 9 falli a carico a cambiare tatticamente e a cercare di rompere il gioco a Giovinazzo, e abbiamo portato a casa un punto prezioso per i nostri obiettivi. Aveva ragione il signor Iorio sul gol del 2-1, noi l'abbiamo rivisto al rallentatore, è entrata la pallina, bisogna essere corretti. Ha picchiato sotto la rete, è riuscita, onestamente, io l'ho visto dalla panchina, quindi voglio dire, ha fatto una chiamata corretta, e comunque credo che alla fine siamo state due squadre degne dello spettacolo offerto a un bel pubblico, e speriamo di non soffrire tutte e due e di fare un campionato buono e tranquillo, di dare soddisfazione ai propri tifosi. Le premesse ci sono tutte, perché voi anche in precampionato nell'ultima avete battuto non poco di meno che il Forte dei Marmi in amichevole. Sì, gli amichevoli contano giusto, però avevamo fatto questo risultato, avevamo vinto un torneo dove c'era anche il Sarzana, che l'anno scorso è arrivato 4° in regular season, mi sembra, quindi però sempre sulla pista amica. Era il primo test in trasferta, su una pista in parquet che è differente dalla nostra, con le dimensioni diverse. Siamo una squadra totalmente nuova, a parte Saavedra, Paghi e De Oro, una squadra giovane anche noi, e quindi dovevamo capire a che punto siamo, dove dobbiamo migliorare, che ce n'è e dove siamo in questo momento. Quindi sono moderatamente contento del punto, anche se nel fine partita abbiamo avuto 2 situazioni in contropiede anche noi, specialmente una con Saavedra, quasi 2 contro il portiere, che dovevamo capitalizzare meglio, però alla fine forse il pareggio è il risultato più giusto. Auguri per il prosieguo. Meglio un bocca al lupo. Noi d'altronde siamo un'umile squadra nella vigna dei signori, come diceva un pontefice precedente, quindi cerchiamo umilmente di fare un buon campionato. Che si salvino entrambi. Sì, questo sicuramente è l'augurio. Grazie.